Del pubblico è stato dato all'opera Fatti non fosse della terza A e terza C scuola media di Bussoleno con insegnanti Alprimo e Bergero. Abbiamo quindi un attestato per la scuola media di Bussoleno. Premio per l'opera Fatti non fosse. Grazie. Quest'anno le scuole che hanno preso parte al Valsusa Film Fest sono state molte e ora passiamo al premio speciale per le scuole. Consegnerà il premio ancora Carla Gobetti. Al secondo posto va una stampa di Tino Aime, l'opera premiata è Giochi senza frontiere dell'Istituto Pascal di Giadeno. Abbiamo i ragazzi accompagnati dagli insegnanti Mattioli, Rossato, Ingicco. Rappresentati dagli insegnanti va una stampa di Tino Aime. E l'attestato di partecipazione, secondo premio speciale per le scuole. Grazie. Andrea amatissimo, è un bravissimo pittore, signor, specialmente ricordo sempre la Valle di Susa, ed è un mio amico, Carlo, ma sono amatissima. E passiamo al primo premio. Vorrei chiamare accanto a me un giurato, ecco, due giurati per leggere la motivazione della consegna di questo primo premio, che consiste in una giornata di utilizzo della sala di montaggio. Ottima la realizzazione considerata la difficoltà tematica, una scelta coraggiosa e impegnativa di alto contenuto culturale educativo. Ottima la scelta delle musiche. E premiamo quindi Cultura contro confini, terzo C, scuola media di Avigliano. Sono presenti i ragazzi accompagnati dagli insegnanti Mancini, De Pazzi, Toson. Ecco, a loro viene consegnato l'attestato di partecipazione e avranno la possibilità di utilizzare per un'ora la sala di montaggio. Speriamo che mettiate a frutto l'ora che vi è regalata, insomma, di queste sale di montaggio che sono ambitissime da quelli che amano fare cinema, film e che non trovano mai aiuti, insomma, no? Quindi questo festival, insomma, si rivolge in modo particolare ai giovani e quindi speriamo di vedervi nelle prossime edizioni, sempre più grandi, sempre più bravi. E con questo augurio di Carla Gobetti, che potete scendere dal palco, grazie. Grazie alla signora Gobetti. Ed è ora la volta del premio Ampi. Quindi chiamerei sul palco il partigiano Mario Solara. L'Ampi ha voluto, oltre al premio, segnalare in particolare tre lavori, che sono Cultura contro confini della scuola media di Avigliana. L'Ampi consegnerà l'attestato di partecipazione e dei libri in premio per i vincitori. Allora io vorrei dire una parola, siamo molto felici in questo momento,
Ma vogliamo allora ricordare il presidente dell'ANPI della Val di Susa, Bruno Carli, che è in lutto in questo momento e noi partecipiamo al suo lutto. Grazie. Passiamo quindi al premio ANPI. Al secondo posto, anche qui si tratta di libri in palio, Tra di noi di Sergio Dursi. Io volevo, a nome di Ada, Claudia, Claudio, Peppino e Ulisse, ringraziare il pubblico, la giuria e gli organizzatori del Film Fest che ci hanno permesso di divertirci con un gioco molto bello come il cinema. Grazie a tutti. E siamo arrivati al primo premio. Primo premio ANPI, Bentornato di Tamara Bellone e Piera Tacchini. Nel caso di quest'opera la giuria ha voluto anche segnalare Giovanni Peirolo, attore, che vorremmo invitare se presente sul palco. Anche in questo caso ai vincitori verrà consegnato l'attestato e alcuni libri offerti dall'ANPI. Tamara Bellone, Piera Tacchini e Giovanni Peirolo. Grazie. Il prossimo premio è il premio Comitato Ambientalista Valle di Susa. Vorrei sul palco per la consegna del premio Marco Alotto. E accanto a lui, per leggere le motivazioni di questo premio, Chiara Perotto. Siamo particolarmente felici di premiare quest'opera perché per una volta finalmente possiamo parlare di linee che non siano quelle dell'alta velocità. La linea nera tracciata sulla neve, surreale rappresentazione delle innumerevoli linee di confine che la vita ci obbliga ad attraversare. Linee che possono cambiare il destino degli uomini, separare un gruppo di amici, dividere interi paesi. Attraversare o non attraversare un certo confine può essere una scelta difficile, ma è comunque legata alla libertà di poterlo fare. Questo premio è dedicato idealmente a tutte quelle persone che a causa della mancanza di libertà invece non possono scegliere. E il premio Comitato Ambientalista Valle di Susa, che consiste in una stampa di Vinicio Perugia, verrà consegnato da Marco Alotto a La Linea di Paolo Bertini e Piero Castagno. Quindi l'attestato e la stampa di Vinicio Perugia. Grazie. Per quanto riguarda invece il laboratorio Val Susa, a consegnare i premi sarà l'assessore alla cultura di Bardonecchia, Walter Re, che chiamerei qui sul palco accanto a me.
al premio Laboratorio Valsusa. Premio Comunità Montane consiste in 2 milioni di servizi tecnici offerti dal gruppo 33. Il premio verrà diviso equamente da due lavori segnalati, perché due giurie diverse hanno segnalato appunto due lavori ex equo, che sono il fondatore di Rosalux e il nostro presepe della scuola materna di Annese. Ecco, abbiamo anche una rappresentanza dei bambini della scuola. E i due vincitori si divideranno appunto il premio, i 2 milioni di servizi tecnici offerti dal gruppo 33. Grazie. Grazie. Ed ora premio Il Confine. A consegnare i premi sarà il sindaco di Condove, Giuseppina Canuto. E ora, prima di passare ai premi, tre menzioni anche per quanto riguarda Il Confine. Abbiamo Confine di gioco di Oscar Pavan, regalerà per voi il premio Nanni De Grandi. Grazie e complimenti. E passiamo al primo premio. Primo premio che consiste in un assegno da 1 milione. Indovinata scelta tematica di un confine da sempre invalicabile. Semplice la sua realizzazione. Musiche originali di Claudio Chiara. Ottima scelta del bianco e nero che diventa colore di fronte alla vetrina, dove lo sguardo tra i protagonisti diventa l'unico incontro. Ottima l'interpretazione dei protagonisti. E il primo premio va a Tra di noi di Sergio Dursi. Inviterei i miei registi, attori, collaboratori, tutto quanto, scusate, sono emozionato parecchio, perché immaginavo che fosse finito tutto con il premio Ampi, che era già un riconoscimento più che soddisfacente. Noi avevamo giocato a fare questo film, ma onestamente avevamo anche giocato a vincere, e giocando a vincere avevamo fatto una scelta. Come si fa sempre, se vinco il biliardo della lotteria cosa ne faccio? La nostra scelta, con tutti quelli che hanno collaborato a quest'opera, è stata quella di destinare il milione al centro di accoglienza notturno della Crocetta di Torino, quello di cui avrete sentito parlare un po' tutti, scusate, del quartiere Santa Rita, quello di cui avrete sentito parlare tutti nei mesi scorsi in termini negativi. Noi vogliamo con questo gesto cercare di fare un piccolo passo per superare almeno questi piccoli confini. Ringrazio tutti e non ho altre parole. Bravo! Grazie. Grazie ancora, complimenti. Ringraziamo anche Giuseppina Canuto.